Intervenire io adesso? Certo, sì, ti Bene. ascoltano. Oh, per chi non sapesse che cosa sono le CRO, l'associazione dei Contract Research Organization, sono delle società che svolgono attività di ricerca, organizzano, gestiscono, implementano sperimentazioni cliniche per conto terzi. E quindi diciamo che una CRO in generale ha un'esperienza molto vasta, perché a differenza di un'azienda farmaceutica che è concentrata ovviamente sulla sua cosiddetta pipeline dei suoi prodotti e quindi va avanti nella ricerca su quelli soltanto, a volte sono anche tanti, soltanto è un po' limitativo in certi casi. E la CRO invece, lavorando per varie aziende, è come se avesse tante pipeline, di conseguenza ha una visione molto allargata della ricerca clinica, delle possibilità terapeutiche e di conseguenza ha un panorama molto più vasto. Cosa significa essere qui e essere rappresentati all'interno dell'iniziativa EUPATI che noi appoggiamo fin dal primo giorno in cui abbiamo partecipato alla inaugurazione di questo corso e dell'iniziativa italiana? Lo scopo è quello di formare una generazione che si potrà allargare sempre più di pazienti, cosiddetti esperti, ma soprattutto pazienti che abbiano consapevolezza di cosa significa partecipare ad una sperimentazione clinica, da una parte, far cessare un inutile pregiudizio, medievale che c'è sempre stato, che è quello del paziente visto come una specie di cavia, e guardando invece all'opportunità che i pazienti hanno attraverso le sperimentazioni di accedere a terapie innovative, terapie che in molti casi non avrebbero potuto praticare, avere un'assistenza e un'assistenza clinica e diagnostica come nessun altro paziente generalmente può avere nelle stesse condizioni. E poi in più il paziente esperto. Arriviamo al punto di questo corso, di questa presentazione, cioè nel futuro, come sappiamo, per effetto della maturazione finalmente, probabilmente nell'anno prossimo della regolamentazione europea, il ruolo del paziente diventa un ruolo molto importante già fin dalla ideazione di uno studio clinico. Per riconnettere un mondo reale che è quello vissuto dal paziente nella sua realtà quotidiana, a quello teorico che viene disegnato dal team che prepara e predispone il protocollo clinico nella prima fase. Nel protocollo clinico inserisce i criteri di valutazione, gli endpoint clinici e fino ad ora tenendo in conto fino a un certo punto il punto di vista del paziente all'interno della stesura dei protocolli. Ora, la sensibilità generale e anche la direzione indicata dalle autorità regolatorie spinge nella direzione giusta, che condivido, di tenere in debito conto, la visione del paziente in ciascuna patologia e quindi i parametri di miglioramento eventuale che a loro interessano di più, piuttosto che quelli semplicemente numerici o fattoriali, e inserire questi parametri all'interno dei protocolli fino al punto che rappresentino dei criteri importanti nel report finale che documenta l'efficacia di una terapia.
Anche nella valutazione poi del report e dei dati, il paziente può essere chiamato ad esprimere la sua opinione. I ruoli sono molteplici che potrà svolgere nel mondo della ricerca.